tanti ritornelli. Buongiorno, buongiorno. Ma buon oltre Natale. Oltre che dire buonasera, buongiorno, io direi oggi anche buon Natale. Buon Natale alla grande. Buon Natale a tutti. Buon Natale da Paola Belloni, buon da Natale da parte mia, da parte di Sveltrana, da parte di Elisa, le nipotine di Babbo Natale che nipotine. Sono diversi giorni che stanno con noi e io ne sono strafelice. Ieri sera hanno aiutato Babbo Natale a portare i regali. Sì. Chissà perché hanno colpito più loro di Babbo Natale. Quando arrivavano nelle case, perché, il Babbo Natale, tac, te lo butti poco. Sì, perché gli dicevano, senti, ormai tutti gli anni sempre te, almeno loro sono... Capisci, Sono il gusto, giovani, il gusto freschi, delle brillanti. Italiane. Va bene, dai. Comunque, bando alle ciance, andiamo con sinceri. Le tradizioni. Dai. Oggi, pensa, Paola, partiamo, torniamo a Ballando le cupole, dove io e te abbiamo presentato... I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. E allora andiamo così, buon Natale a tutti. Auguri. White Christmas. Listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. Arrivano i Rodigini, questi carissimi amici che conosciamo da tanto tempo. Da Rovigo, sono Consigliore. Veramente storici, nonostante siano ancora giovani, ma sono storici e sono di Rovigo, se no non sarebbero certo. Rodigini. Con la loro Buon Natale, ovviamente. Buon Natale. Un buon Natale ai bimbi della terra che soffrono. Generali che usano i cannoni, un buon Natale che il mondo li perdoni. Un buon Natale a chi si sente solo e molto spesso resta fermo al molo, che vento salsi, riempia le sue vele, trovi un amore, è tutto quel che chiede. Buon Natale a chi ci ascolta, e dà una mano a chi non ha più forza, e sta lottando per vincere. Noi tutti insieme, noi tutti insieme, cantiamo Buon Natale.
Natale a chi ha vissuto tanto ed ogni sera si sente un po' più stanco. Ma in questa notte di stelle e di magia avrà una stella in più per fargli compagnia. Buon Natale, amici veri, i nostri auguri vi giungano sinceri, sia veri un sogno e mille desideri, e che il futuro sia senza pensieri. Buon Natale a chi ci ascolta e dà una mano a chi non ha più forza e sta lottando per vincere quel male. Noi tutti insieme cantiamo Buon Natale. Bravi. Bravi. Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione a Natale. È un grande regalo, soprattutto per me, perché si parla della Raffa Nazionale, Raffaella Carrà, con la sua Din Don Dan Bianco Natale, video originale del 1971. In questo video di Canzonissima del dicembre 71 vediamo due grandi personaggi scomparsi, Raffaella Carrà e Corrado. Corrado presenta, Raffaella Carrà canta due canzoni natalizie, la prima è Din Don Dan, la versione italiana tradotta da Umberto Bertini di Jingle Bells, una delle canzoni natalizie più conosciute e cantate al mondo. La seconda è Bianco Natale, è la versione di White Christmas, canzone scritta nel 1940. Con 50 milioni di copie è il singolo, pensate, discografico più venduto nella storia. Alla grande. Però dalla Carrà, bellissimo riascoltare. Ma io l'ho ascoltata e qualche volta ed è veramente molto bella. Un regalo. E allora vai così, Revival VIP, grazie alla redazione alla quale facciamo tanti auguri di Buon Natale. Volare, oh, cantare, oh. Ecco, allora noi Corrado adesso ci diamo da fare, sì. Balliamo? Balli tu? No, vabbè, allora cantiamo. Canti tu, io faccio lo spettatore, mi sta tanto bene, guarda, tanti auguri, eh. Lui si diverte così. Suoni sulla neve, che felicità! Andiamo Luciano? Ma dai, andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Io mi porto le loro due dietro e da quella via le conosco meglio. Esatto, fa l'intervista, capito, però dietro le quinte la fa lui. No, io la faccio qui, proprio qui. Te la fai qui? Sì. L'ultima volta che ho sentito dire da un ragazzo la faccio qui, non è stata una cosa molto carina, nel senso che poi arrivava un po' di puzza anche te. Non ne posso proprio più, la faccio qui. Era il grande Pippo Franco, una canzone storica che non c'entra però niente col Natale, caro Luciano Lelli. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi.
Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli. Graziano Salvadori, ciao Graziano. Ciao, scusa, mi sono impegnato, di pazienza. Ma sei diventato anche pittore? Sono diventato anche pittore. Che colori meravigliosi. Sì, ti piace. Molto blu elettrico, devo dire, però. Molto blu elettrico. Sì, è un quadro elettrico, faccio l'elettricista da un po' di tempo. E niente, quindi questo praticamente è un interruttore. Questo è un interruttore dell'on e questo è dell'off. Questo ho iniziato e questo ho finito. Cioè, proprio è una cosa... Lo premi e si stacca la luce. Guarda, in caso dovesse mancare uno Sgarbi a commentare le opere artistiche, ti chiameranno. Puoi chiamare me, perché questo, tra l'altro, come vedete, è un quadro elettrico stupendo. Io, per esempio, ho comprato una macchina elettrica ultimamente. Ah. Sì. E devo dire che si risparmia. Si risparmia. Allora, comprate la macchina elettrica. Non si può fare pubblicità, questa è molto occulta. Cos'è molto? Occulta. Da te non me l'aspettavo questa cosa, però. Vabbè, quindi allora, tu hai comprato tutto. Ho comprato la macchina elettrica e devo dire, signori, che se volete risparmiare, compratela. Primo, perché non si trova in colonnine, quindi ecco, non la caricate. Secondo, perché se la caricate a casa ci vuole 24 ore, quindi state in casa la mattina e la sera. L'unico, andate a prendere il pane, tornate già scarica, la riattaccate. Ed è veramente un risparmio enorme, perché uno sta in casa. E stando in casa, diamo una mano a questo nuovo governo che vuole più figli, eccetera, perché se uno in casa non sa cosa fare, cosa fa? Non fa una piega. Se c'è una donna accanto, un corpetto glielo dai, ecco, no? O lo fai un figliolo. Se hai la fortuna, fai 3, 4, 5 figlioli, puoi fare dei gemelli, capito? Ma pensate a che proposito anche... di gemelli, pensate... A proposito di gemelli, cioè io ora volevo dirti, siamo vicini all'ultimo dell'anno, non vuoi avere dei gemelli? Vuoi andare a fare le serate senza gemelli e la camicia? Ah, la camicia? Sarà una certa classe. Io ci sono andato una volta, me l'hanno strappata tutti. Io ho due gemelli e mi sono attaccati uno di qua e uno di là, mi hanno strappato la camicia. Ma proprio bambini attaccati. Cioè una cosa bellissima. Ma voi pensate se sia facile? Se ce n'hai tre, pensa un po' dove si attacca. Pensate sia facile. Ma lo sapete che Graziano Salvadori, sì, anche, mi dicono, un ottimo padre. Sì. No, veramente sono un ottimo padre, infatti i miei figli quando mi chiamano fanno padre nostro, vieni qua, no, è una cosa bella. No, sì, sono i figli, sono, ma dobbiamo, scusa, ma puoi mettere via sto quadro elettrico che ho paura di prendere la scossa, mettilo là fra tutte le buttate, tu ne ho detta una anch'io, ma alla capita le buttate, allora buttatelo via, buttalo di là, ecco, buttiamolo via, quadro. No, allora sei un padre, sì, bravo, un padre, anche mi diverto, mi diverto, sì. Però sei severo o è più tua moglie che no, sono io, più cattivo sono io purtroppo, cioè io gioco, scherzo, rido, facciamo le cose sul telefonino, su Facebook, su Instagram, eccetera, poi però quando è il momento della serietà è la serietà, quindi si ruzza. La Toscano, scuola è molto importante. Sono bravi? La scuola è molto importante. Sì, adesso il primo ha già finito e sta giocando a pallavolo. Cioè, il secondo è in terza, vabbè, fa l'alberghiera. Bello. Sì, è bravissimo a far da mangiare. Futuro chef? Spero di no, insomma. Ecco, penso di sì, ma spero di no. Ma sì, il diploma va bene, insomma, però non è... però due ne hai, no, di figli, due? Sì, due regolari, sì. E poi una trentina fuori a giro del mondo. Avete capito che io sono un buttato, io butto un po' qua, un po' là, dove cago. Sei un tomber de femme. Sono un figlio di buttata, no. E allora... E arriva l'orchestra italiana Bagutti che ci farà ascoltare un'altra canzone dedicata a Natale che si chiama Merry Christmas. Christmas. A te che se ti guardo ed è le fitte al cuore, a te che dormi in un cartone e mangi pane da un giornale, a te che sfidi la fortuna ogni mattina, a te che sogni di essere già grande e far la ballerina, a te che ti fai uccidere per un'idea, a te che hai visto più soldati che bambini felici, a te che i figli non si schiodano da casa ed anche i nonni alle mamme e i papà. Auguri, Merry Christmas da chi ti vuole. Merry Christmas.
se che mani giunte ci puoi perdonare. A te che hai perdonato, ma però non puoi dimenticare. A te che ti lamenti sempre del governo. A te che pensi che la vita è bella e non verrà l'inverno. A te che lavori giorno e notte come un matto. A te che non hai lavoro in tasca e solo chiari di luna. A te che hai un desiderio tra le ciglia. E a te che hai tutto quello che vuoi. Ci colleghiamo con Livorno, esattamente ci colleghiamo con il porto di Livorno, dove c'è Pasquale il Portuale. Che fa, perché lei con il aperto. A Livorno, vabbè. La sigla è chi non lavora non fa l'amore. Pasquale il Portuale. Chi non lavora no. Pasquale, il vostro mio portuale dal porto di Livorno, lavoratore con la L maiuscola. Allora, cosa dirvi, cari Luciano e Paolo? C'è la barzellettina del giorno e questa vi senti bellina. C'è un ragazzotto col suo babbo e il suo nonno, partono per un'avventura a Parigi. Sarà una... Che partono, treno insieme, viaggio insieme, albergo insieme, la notte a donne, ognuno per conto suo. Il primo che ritorna da questa avventura parigina con le donne di Parigi, boh, tutto fischietta. Arriva e spalanca la porta dell'albergo e fa: boia delle parigine, che belle! Passa un'ora, ecco il babbo di ritorno all'avventura amorosa a Parigi, tutto fischietta. Apre la porta dell'albergo e fa: boia delle parigine, che bravi! Passa un'ora, anche due, anche tre, ecco arriva il nonno con il suo passo veloce, con la bischia, manciava i denti, ci trovava. Apre la porta dell'albergo e fa: boia delle parigine, e pazienza! È bellissimo, è bellissimo. Arrivi un po', Chi non lavora no. E questa è anche molto bella, devo dire, l'abbiamo presentata diverse volte, bel sempre video. Ovviamente a Natale, Edmondo Comandini, un bravissimo musicista, una bella orchestra che ci fanno ascoltare Buon Natale, prodotte dalle edizioni Novalis. Se sono le stelle gli occhi della notte, se Dio ci guarda dall'immensità, che strana giustizia se la guerra è un passo da te e troppi bambini soffrono senza un perché. La neve che cade è un quadro di
Natale, ma sotto la neve si muore di là dal mare. Le immagini alla TV, quegli occhi che non scordi più, la guerra continua e gli angeli cadono giù. Buon Natale a tutti gli uomini, buon Natale ai cuori fragili. L'inverno è una morsa di gelo in questa notte e dorme mio figlio sereno accanto a me, ma il cuore mi porta più in là, lontano da questa realtà, laggiù dove gli angeli muoiono senza pietà. Buon Natale a tutti gli uomini, buon Natale ai cuori fragili. E con questo non resta veramente, ciao, altro che amici, salutarci e augurarvi a tutti ancora buon residuo di Natale, quel tempo che ci è rimasto. Buon Natale dalla nostra Elisa e grazie di essere con noi. Da Svetlana. E buon Natale anche buon Natale da Svetlana. A tutto il mondo. Ma ci rivediamo anche domani, eh? Ci rivediamo anche domani. Salutiamo non vanno tutti via, i fans, Luciano, saranno con noi anche tutti domani. Tutti i fans che ci seguono in noi tutto il mondo. Noi ci siamo anche certo, domani. Certo, certo. Eh? Ritornelli e con voi anche comunque a Santo Stefano, ricordate, domani ci siamo. Ciao, grazie. Rimanete ragazze domani? Sì, sì, sì. Dai. Sì, sì. Buon Natale ancora. Ciao. Ciao. Buon Natale. Quanti ritornelli